Quella che sentite è la voce di un organo elettronico americano, Hammond, che nel 64 Oliviero Pigini aveva fatto importare dalla Echo, comprendendo che non era solo nella chitarra il futuro della musica elettronica. Su questo scenario delle Marche, che ispirò alla Malinconia di Giacomo Leopardi, nasce la musica di domani. Ho visto in America, qualche settimana fa, le bande dei college. Lei sa che in America ogni scuola ha la sua banda musicale, addirittura con amplificatore a spalla e suonare la tromba elettrificata, quindi come uno zaino addirittura, si arriva anche a questo fatto, e da questa tromba elettrificata escono fuori suoni completamente diversi dal suono tradizionale della tromba, così del sassofono, così del clarino, così di tutti gli strumenti a fiato. Poi, oltre che negli strumenti a fiato, ci sono tante altre applicazioni. Contemporaneamente da Castelfidardo alcune piccole aziende di fisarmoniche intuiscono che per superare la crisi occorre riunire le forze. Nasce la Fabbrica Riunita Fisarmonica, la Farfisa, e si lancia con entusiasmo ed incoscienza su un mercato emergente, quello dell'organo elettronico, dove sta muovendo i primi passi proprio la Hammond americana. La Farfisa realizza un organo, il Compact, che conquista il mercato, soprattutto quando Richard William Wright dei Pink Floyd nel 65 ne acquista uno. Nasce così il Pink Floyd Sound, che di fatto segna la consacrazione mondiale del gruppo. E anche i Beatles non resistono alla tentazione di avere in dotazione un Farfisa. Get back. All'inizio degli anni 70 lavorano in Farfisa 1500 persone. Il gruppo di ricerca ha quasi 90 ingegneri e tra i più avanzati del mondo e punta alla differenziazione dello studio e della produzione. Questo grosso successo della Farfisa fece sì che Farfisa, che negli anni 65-66 occupava oltre 1000 persone, concentrasse notevoli sforzi potenziando i propri laboratori di ricerca per sviluppare questo settore. Lo sviluppo degli strumenti musicali deve essere una fase dello sviluppo della Farfisa, perché l'altra dovevamo anche sviluppare le nuove tecnologie delle telecomunicazioni. Quando, diciamo, la Farfisa ebbe una prima difficoltà e il gruppo di ricerca che avevo portato da 20 persone a 90 persone è stato decimato. Dalla Farfisa, che fu una specie di chioccia, si staccarono via via varie persone che diedero vita a un'infinità di altre aziende. Dicevo prima che si arrivò addirittura a 40 e più aziende che operavano nel settore dell'elettronica musicale. Il progetto Farfisa riprende vigore negli anni 88-92 sotto la direzione Bontempi. Un gruppo di ricerca affidato ad un grande scienziato, il professor Di Giugno, a Roma, elabora un organo di grande qualità, ma i giapponesi nel frattempo, soprattutto Yamaha, hanno fatto passi da gigante. Nel frattempo alcuni paesi, come il Giappone soprattutto, avendo visto questo grande successo delle chitarre, io ricordo che alla fiera di Francoforte venivano questi giapponesi con le macchine fotografiche, non riuscivamo, io ci sono andato qualche volta, io non c'entravo niente con l'azienda, ma vedevo questo spettacolo e poi incominciano a produrre e viene questa grande crisi. Le speranze Farfisa affidate al nuovo strumento naufragano, mentre le ditte nate dal costato della Farfisa crescono e si sviluppano, differenziandosi proprio come in quell'iniziale progetto. Probabilmente la Farfisa perse una grande occasione perché non fece nessuno sforzo per ampliare la propria gamma di produzione, per diversificare, pur restando nell'ambito dell'elettronica musicale, ma diversificare le sue linee di prodotto. Spesso ripenso all'esperienza della Farfisa, anche perché io non volevo fare l'imprenditore, insomma, anzi volevo ritornare in città dopo quello. Allora mi chiedo quale occasione è stata persa, perché c'era tutto, c'erano le persone, c'erano i mezzi, c'erano tutto per poter fare iniziare questa attività.
E forse oggi la Farfisa sarebbe veramente una multinazionale, forse, di Caenza. Di quell'incredibile sviluppo, della formazione di queste strutture, dell'attuale situazione del settore strumenti musicali delle Marche, parleremo nella prossima ed ultima puntata della nostra inchiesta, sabato prossimo. Precedenti puntate della nostra inchiesta abbiamo visto come dal boom e dalla flessione della fisarmonica fossero nate due grandi linee di sviluppo, la chitarra e l'organo elettronico. Delle profonde trasformazioni sociali che questo tipo di crescita comportò nelle Marche abbiamo parlato, sia ricordando l'esplosione della Eco che il sogno della Farfisa. Poi la crisi della produzione degli strumenti musicali spazzò via quel comparto di cui le Marche erano leader assolute. Difficile resistere ai prezzi che erano in grado di offrire rinascenti case americane e giapponesi e poi recentemente impossibile competere con i costi di produzione di Indonesia e soprattutto Cina. Contemporaneamente la flessione del mercato interno per un sostanziale cambio di gusti e di costumi infliggeva al settore la mazzata finale. Il settore strumenti musicali in pratica si è diviso in due, o forse è sempre stato diviso in due. Quello che ha avuto un grande boom negli anni 80-90 è stato sicuramente il settore elettronico, dove c'è stato un grandissimo sviluppo legato peraltro allo sviluppo della tecnologia elettronica. La parte acustica, quindi la parte chitarre, che aveva visto un momento di grande fulgore con la Eco, forse ancora prima, negli anni 60-70, e la parte fisarmonica, che è quella più caratteristica della zona di Castelfidardo, hanno sempre avuto una dimensione più contenuta e in un certo senso forse più stabile. Oggi purtroppo la musica in Italia non è più considerata una...